Un tratto distintivo del nostro Ateneo è stato e continua ad essere quello di coltivare la memoria per costruire il futuro. Noi non vogliamo smarrire la nostra identità storica dell'umanesimo, ma percorrere strade nuove su quella traccia che per secoli ha caratterizzato l'Università di Macerata. Coltivare le memorie per costruire il futuro, così il magnifico rettore Francesco Adornato ha chiuso la 4 giorni di festa dei laureati all'Università di Macerata, consegnate quasi 1000 lauree, 900 nei primi 3 giorni in Piazza della Libertà ai neo dottori dello scorso anno accademico e un centinaio ieri pomeriggio al Teatro Lauro Rossi, dove l'Ateneo ha ritrovato i suoi laureati di 25-50 anni fa per la 17ª edizione della Giornata del Laureato. Per l'occasione sono stati conferiti 6 premi laureato dell'anno a suggellare il profondo legame dei successi professionali e personali dei premiati con la formazione umanistica ricevuta a Macerata. Franco Giampaoletti, City Manager di Genova, di Roma Capitale e oggi direttore dell'ATAC, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, Arianna Giulianelli e Chiara Angelini per i risultati ottenuti tenacemente nonostante le difficoltà fisiche, Luca Moriconi, giornalista RAI, e Serena Sileoni, oggi consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, premio Oscar Olivelli assegnato dall'ALAM proprio ad Adornato, che chiude già proiettato verso un futuro prossimo, quello dell'impegno imminente per una didattica in presenza. È una sfida impegnativa, e abbiamo conosciuto il Covid, adesso dobbiamo mettere una marcia in più nel combatterlo, sia rispettando le regole, mascherine, distanziamento, vaccino soprattutto, e soprattutto costruendo un futuro con più fiducia, con più partecipazione, senza guerriglie, senza dialettiche che possono invece attentare e scheggiare l'essere comunità.